Dal Vangelo secondo Luca. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Una buona domenica a tutti. L'Annunciazione è uno dei soggetti più rappresentati nella storia dell'arte. Fino al Rinascimento non c'era chiesa in cui non fosse raffigurata. Li ricordiamo tutti i capolavori di Simone Martini, del Beato Angelico, che hanno affascinato intere generazioni che si sono emozionate contemplando la scena dell'angelo che annuncia a Maria la nascita di Gesù. E numerosi pittori poi non si sono accontentati di quello che diceva l'Evangelista Luca e hanno aggiunto tanti dettagli che sono andati a prendere nei Vangeli apocrifi. Dal XVIII secolo, quando sono arrivate le idee illuministe, la società è diventata più laica, e questa dolce e serena scena dell'incontro dell'angelo con la Vergine è quasi scomparsa dai temi pittorici. E questo non è stato un male, perché ci ha obbligato ad andare oltre queste emozioni che vengono suscitate dalla pagina di Luca e che ci aiutano certamente ad accostarci al mistero, a condizione però che non ci si fermi alle emozioni, ma si vada a cogliere il genere letterario che l'autore ha impiegato. Se noi ci lasciamo semplicemente cullare da questo racconto stupendo, alla fine però ci chiediamo: ma è cronaca di un episodio che è accaduto così come ci viene raccontato, oppure una favoletta? Direi anche: se è il racconto di un episodio, non è così che lo si narra. Doveva dirci dove si trovava Maria, cosa stava facendo, perché rimane turbata quando le dicono che avrà un figlio, si era sposata per questo. E poi come è entrato l'angelo, è passato dalla porta, che fattezze aveva, aveva le ali, non le aveva, perché non ci racconta questi dettagli che soddisferebbero la nostra curiosità? E poi soprattutto, come mai Maria non ha informato Giuseppe dell'incontro che aveva avuto con l'angelo, invece ha complicato tutta questa faccenda e ha messo a repentaglio l'onorabilità di Maria? Ecco, se noi
Consideriamo questa pagina un resoconto fedele fino ai dettagli di ciò che è accaduto, noi ci troviamo in difficoltà e la ragione è proprio che non cogliamo il linguaggio e il genere letterario impiegato dall'Evangelista. Si tratta di una pagina di teologia scritta a tavolino dopo la Pasqua, cioè dopo che la comunità ha riconosciuto chi era il figlio di Maria e ce l'ha presentato fin dal suo concepimento come il figlio dell'Altissimo. Chi ha scritto questa pagina è un biblista molto preparato, che è un profondo conoscitore dell'Antico Testamento, delle profezie che lui cita indirettamente ponendole sulla bocca dell'angelo, impiega le immagini bibliche, le forme letterarie conosciute in Israele perché sono quelle dell'Antico Testamento, che parlano della Vergine Sion. Noi quindi non sapremo mai se l'Annunciazione è stato un evento materiale verificabile oppure è stata una rivelazione interiore avvenuta in Maria, e non sapremo mai quando e come Maria ha preso coscienza della sua missione di madre del Messia. Questo in fondo interessa a noi come curiosità, non interessa alla nostra fede. Ciò che conta è cogliere il messaggio che l'Evangelista ci vuole dare, cioè chi è il figlio di Maria, chi è quest'uomo al quale tu poi sei invitato a consegnare la tua vita, perché tu punti, giochi la tua vita sulla sua proposta e sulla luce sua. E allora l'Evangelista vuol far comprendere ai suoi lettori che cosa ha rappresentato per la storia dell'umanità il momento in cui nel grembo di Maria è sbocciata la vita umana del Figlio di Dio. Veniamo allora, fatta questa premessa, al testo evangelico. Al sesto mese, l'angelo Gabriele è stato inviato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret. Vediamo cosa ci vuol dire in questi dettagli. Il sesto mese, anzitutto, è un'indicazione cronologica che a noi non è che interessa molto. Noi avremmo preferito che ci dicesse la data esatta, che adesso stiamo ricostruendo un po' con gli studi in che anno può essere accaduto, e viene collocata, sbagliando certamente di pochissimo, nell'anno 746 dalla fondazione di Roma. Un evangelista, uno storico, avrebbe dovuto dirci l'anno, il mese, il giorno, magari riferendosi l'anno ventesimo dall'anno in cui l'Augusto è stato chiamato imperator, quindi siamo nel 7 avanti Cristo, oppure dirci l'anno 29 del regno del re Erode, e avrebbe definito esattamente l'anno della incarnazione del Figlio di Dio. E qui ci dice invece nel sesto mese. Quella era la cronologia della storia di questo mondo, la storia degli uomini. Adesso inizia una nuova storia. Il sesto mese si riferisce a quando l'angelo Gabriele ha annunciato a Zaccaria che il grembo sterile di Elisabetta avrebbe dato alla luce il precursore, il Battista. Quindi questo sesto mese ci dice molto dal punto di vista teologico, dal punto di vista storico ci dice pochissimo. Perché? Perché questo sesto mese segna l'inizio della realizzazione delle promesse di Dio. C'è quindi una storia degli uomini, ma qui inizia la storia di Dio, la storia della salvezza, la storia dei gesti, della manifestazione, della rivelazione massima di tutto il suo amore. È iniziato quindi il tempo nuovo, quello del compimento delle promesse. Questo per la data. Il luogo, Nazaret, è un minuscolo villaggio tanto insignificante che nell'Antico Testamento non viene mai citato. Vedete alle mie spalle una foto che è di 150 anni fa. Al centro c'è la chiesa francescana del Settecento, che adesso non esiste più, è stata sostituita da quella basilica che conosciamo molto bene tutti dalle foto, però vedete sullo sfondo
con le montagne che formano proprio l'anfiteatro attorno a Nazareth, che sorgeva al centro di quelle montagne, e su quelle montagne c'erano i campi coltivati dagli agricoltori, dai contadini di Nazareth. Questo paese insignificante era stato abitato, questo luogo, già dal 2000 avanti Cristo. Ci sono i reperti archeologici, le ceramiche di quel tempo. Poi era stato abbandonato dal 600 in avanti, quattro secoli in cui nessuno più lì abitava, sono cresciuti sterpagli e spini. Soltanto due secoli prima di Cristo ha ripreso ad essere edificato. Quindi comprendiamo come nessuno lo prendeva in considerazione, era abitato da gente semplice, poco istruita, 150 persone, era fuori dalle rotte commerciali importanti, soprattutto quelle che da Damasco congiungevano poi la spiaggia del Mediterraneo, Cesarea, Giaffa. Ricordiamo anche cosa ha risposto Natanaele a Filippo, che era tutto entusiasta, ma da Nazare cosa può venire fuori? Poi la Galilea. La Galilea non è la Giudea. La Giudea era la regione dove abitava la gente pura. La Galilea era abitata da gente infedele, semipagana, disprezzata dagli abitanti di Gerusalemme. Oh, Dio non guarda a questi luoghi così importanti, alla città di Gerusalemme, ma guarda a un villaggio insignificante. Il tempo non è quella della storia dei grandi di questo mondo, dei magno, ma è quello della storia di Dio. E noi in questo momento siamo invitati a fare la nostra scelta. In quale storia tu vuoi diventare grande? In quella delle date di Cesare Augusto, della fondazione di Roma, di Erode il Grande? Oppure vuoi diventare grande, magno, nella nuova storia? E qui si diventa grandi in un modo diverso. Noi dobbiamo rispondere a questa pulsione che Dio ha messo dentro di noi di voler essere grandi. Ma si può essere grandi secondo la storia dei magno di questo mondo, che sono tutti dei criminali violenti, oppure essere grandi secondo la luce che viene dal Figlio di Dio, dal Figlio della Vergine Maria. Ecco, la scelta di Dio è proprio delle piccolezze di questo mondo. Il grembo sterile di Elisabetta ha dato inizio alle realizzazioni delle promesse di Dio, e poi adesso vediamo una vergine. Davanti a una vergine è arrivato l'angelo, promessa sposa un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. Il nome della vergine era Maria. Due volte ci insiste su questa condizione di Maria. La verginità biologica è fuori discussione, la nascita virginale del Figlio di Dio è fuori discussione, è ciò in cui la Chiesa ha sempre creduto, in questo segno, in questo gesto creativo di Dio che ha voluto dare il segno che è entrato nel mondo il Figlio unigenito dell'Altissimo, del Padre del Cielo. Ma il termine vergine, impiegato dall'Evangelista Luca, non ha soltanto questo significato biologico. Più di quello, all'Evangelista interessa il significato biblico di vergine, perché nel contesto dell'antico Medio Oriente non era la verginità che era apprezzata, era la maternità che conferiva importanza alla donna. Difatti, dobbiamo tenere presente un'altra cosa per capire il messaggio dell'Evangelista. Che vergine era chiamata Israele? Quando è che Israele, che è femminile, veniva chiamata vergine? Non quando era gloriosa, quando tutti la applaudivano, quando era forte, quando si interessavano a lei, i popoli vicini la rispettavano. No, proprio quando era umiliata, quando non contava nulla, era chiamata vergine, perché la vergine non dà vita se non unita allo sposo. E vi cito due o tre testi dei profeti ai quali l'Evangelista chiaramente allude. Geremia, per esempio,
il quale dice: i miei occhi grondano lacrime notte e giorno senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la Vergine Israele. Se esco in aperta campagna ci sono le vittime di spada, se entro in città c'è gente che muore di fame. Ecco a che cosa è ridotta la Vergine Israele. Una donna che rimaneva vergine per tutta la vita era disprezzata, perché significava che era incapace di dare vita, nessuno la prendeva in considerazione. Quando si dice Vergine Israele vuol dire che è ridotta alla distruzione, è stata umiliata. Ancora Geremia: enormi, orribili cose ha commesso la Vergine Israele. Poi le lamentazioni di Geremia: a che cosa ti paragonerò, Gerusalemme? Come potrò consolarti, Vergine, figlia di Sion, grande come il mare la tua rovina? Poi la promessa che però fa Geremia, dice: sarai riedificata di nuovo, Vergine Israele. Prenderai di nuovo i tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra gente in festa. Quando l'Evangelista insiste su questo aspetto della verginità di Maria, non dice soltanto la verginità biologica, non era andata a vivere insieme con Giuseppe, era vergine e concepisce da vergine, ma qui c'è un'altra verginità, come la sterilità del grembo di Elisabetta indica la condizione dell'umanità. Qui indica proprio la situazione di un intero popolo che, se non incontra il suo sposo, l'unico suo sposo che è il Signore, rimane sterile, non dà vita. Difatti Maria, quando canterà il suo Magnificat, dirà: ha guardato alla tapinità della sua serva Israele e ha compiuto in lei grandi cose colui che è grande, colui che è potente. Non è la mia bellezza che lo ha attirato, ma proprio la mia fragilità, la mia umiliazione, la mia debolezza, la mia nullità. È lui che compie grandi cose. È un messaggio importante questo, perché è lo sguardo di Dio rivolto all'umanità povera, ma che lui arricchisce con il suo amore, che la colma di vita perché lui la ama. E adesso direi: la figlia di Sion in Maria smette di essere un simbolo, perché adesso assume proprio il volto di una donna, una vergine concreta, Maria. E in Maria si realizzano tutte le profezie che sono state fatte alla Vergine Israele. Poi indicato il nome della ragazza, quella con cui era conosciuta da tutti a Nazareth, è una delle tante Miriam, ne conosciamo perché nel Vangelo vengono citate, era molto in voga questo nome, sappiamo che i nomi hanno le loro epoche. A quel tempo ogni famiglia aveva una ragazza che si chiamava Miriam, Maria di Magdala, Maria di Betania, Maria di Giacomo, sono ricordate nel Vangelo, e c'è anche una ragione probabilmente, che si chiamava Miriam, la favorita del grande del tempo di Erode, Mariamme. Chiuso il discorso sul nome di Maria. Beh, il significato di Maria viene dalla radice Rum Ram, che significa elevata, principessa. È un nome direi anche molto adatto per la madre di Gesù. Le parole dell'angelo: rallegrati, o amata da Dio. Anche questo rallegrati, o amata da Dio, e poi tutte le altre espressioni che vengono impiegate dall'Evangelista: il Signore è con te, non temere, sono tutte espressioni che l'angelo non ha imparato in paradiso prima di andare a parlare con Maria. L'Evangelista le ha messe sulla bocca dell'angelo, ma le ha prese dai profeti dell'Antico Testamento. Questo rallegrati soprattutto è importantissimo, perché chaire in greco o roni in ebraico viene impiegato sempre solo per la Vergine Israele. È a lei che viene
rivolto questo invito di esplodere di gioia. E soprattutto ci sono due grandi profeti, Sofonia e Zaccaria. Sentite il testo di Sofonia. Giubila, figlia di Sion, rallegrati Israele, gioisci, esulta di tutto cuore, figlia di Gerusalemme, non temere Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio è in mezzo a te, è un salvatore potente, esulterà di gioia per te. E poi Zaccaria, gioisci, esulta, figlia di Sion. Ancora il profeta Zaccaria, esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Questa figlia di Sion, e diciamolo bene che cos'era, la figlia di Sion era quel quartiere che era sorto nella città, nella parte nord di Gerusalemme. Era sorto nel VII secolo, quando c'erano stati i rifugiati che erano scappati dalla Samaria, quando c'era stata l'invasione assira, ed erano stati accolti in Gerusalemme dal re di Israele Ezechia, che aveva ampliato la città, però era la parte più povera, ed era chiamata la figlia di Gerusalemme, questo quartiere. È a questo quartiere più povero che i profeti avevano rivolto l'invito: rallegrati, perché il Signore è in te, è con te, pone la sua tenda in te. Egli viene, è giusto e vittorioso, cavalca un asino, farà sparire i carri da Efraim. Ci sono tutte queste promesse che verrà il Signore nel grembo di questa vergine disprezzata che è Sion. Riprendendo questi oracoli posti sulla bocca di Gabriele, il messaggero celeste mostra di rivolgere il suo saluto non solo a Maria, ma a tutto Israele. Attraverso Israele queste promesse e questo saluto è rivolto all'umanità. Quindi proviamo a pensare qual è stata la storia dell'umanità, storia di violenze, di aggressioni, di crimini. Un'umanità che avrebbe dovuto essere odiata da Dio, invece dopo tutto quello che è successo, Dio rivolge all'umanità soltanto questo saluto: rallegrati, non perché sei bella, ma perché sei amata da Dio. E noi sappiamo che l'amore produce vita quando lo sposo, che è Dio, incontra un grembo che lo accoglie, che è l'umanità, che è Maria, che rappresenta poi la condizione di tutta l'umanità. È l'umanità amata da Dio. Rimane confusa Maria e si domandava che senso avesse questo saluto. Rimane turbata non dalla visione ma dalla parola. Zaccaria era rimasto turbato dalla visione, Maria no. La parola che allude al suo compito, e lei non capisce a quale missione Dio la sta chiamando. Non temere. È rivolta questa espressione alle persone che sono chiamate a un compito molto difficile, molto importante nell'Antico Testamento. Il Signore dice loro: non avere paura, io sono con te. Ecco, concepirai in grembo, genererai un figlio e chiamerai il suo nome Gesù. È interessante, la parola che genera il figlio di Dio in Maria. Lo chiamerà Gesù. Noi sappiamo che in Israele il nome di Dio era impronunciabile. Adesso il figlio di Dio, Dio con noi, ha un nome. E questo nome lo sappiamo tutti che cosa significa: colui che salva, Yeshua. Il soggetto è sempre Dio nell'Antico Testamento, di questo verbo salvare, o Dio o un suo mediatore. Ecco, il nome che identifica il figlio di Maria è colui che salva. Questa è la sua identità. Non viene per giudicare, per condannare, solo per salvare. E poi l'angelo presenta il bambino: sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Questo nome altissimo, El Elyon, compare 32 volte,
per indicare Dio, Dio che è grande, che è elevato. Mosè proclamava: grande il nostro Dio più che tutti gli dèi. Mosè diceva agli israeliti: il Signore vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei signori, il Dio grande, forte, terribile, Dio altissimo, grandissimo, mirabile nella potenza, invincibile. Ma cosa significa questo nome quando noi lo vediamo realizzato poi? Non quello che gli uomini immaginavano, ma come la vediamo incarnato nella perfetta immagine dell'Altissimo. Lo leggiamo nella messa di mezzanotte, nella lettera di Tito, nella notte di Natale. È apparsa la grandezza di Dio ed è apparso in un bambino che ha bisogno delle carezze di una mamma quattordicenne. Questo è il nostro Dio. Quando noi immaginiamo questo Dio altissimo, lontano, che si adira con l'umanità, non lo vediamo riprodotta questa immagine che abbiamo inventato noi nel figlio di Maria. E allora, quando noi pensiamo all'Altissimo, non è colui che ci umilia perché noi siamo miserabili, ma è colui che sta in alto per vedere meglio e bene le necessità dei suoi figli. Questo è l'Altissimo. Del resto, nella mia terra c'è un'espressione molto bella: quando le persone si trovavano in situazioni particolarmente drammatiche, invocavano così Dio: Signore, guarda giù e guarda giù bene, tu che sei l'Altissimo, tu che stai in alto. È commovente questa espressione impiegata proprio dai poveri della terra. E il Signore darà a tuo figlio il trono di Davide, realizzerà quella profezia di Natan che aveva detto a Davide: il tuo regno sarà eterno. Quello che Natan intendeva o che Davide aveva capito non ci interessa, ma quello che era nella mente di Dio era il nuovo regno, non più il regno dei grandi di questo mondo che si impongono con la violenza e che dominano sui più deboli, ma sarà il regno che capovolge tutto. E quando nasce il regno nuovo, quando si capovolgono i regni di questo mondo, coloro che prima erano grandi diventano piccoli, chi era piccolo diventa grande, chi aveva ragione poi ha torto, chi aveva torto aveva ragione, e chi era piccolo diventa grande, chi era in prigione va sul trono, viene capovolto tutto. Con il figlio di Maria inizia un regno completamente diverso, è il regno dell'amore, il regno del servizio, il regno di chi dona la vita, non chi toglie la vita agli altri. E questo regno non avrà fine. E Maria chiede all'angelo: come accadrà questo? Non come Zaccaria, che ritiene impossibile che il grembo di Elisabetta divenga fecondo. Maria chiede soltanto: come? Cosa devo fare? Come mi devo comportare? Se l'avesse detto: con Giuseppe avrai un figlio, Sant'Agostino dice che ha inventato la storia della verginità di Maria, che è assurdo. Sarebbe strano che per mantenere la verginità Maria fosse andata a sposarsi con Giuseppe, avrebbe dovuto andare in una comunità come quella degli Esseni. No, si era sposata per avere figli, è stato inventato il voto di verginità che non ha alcun senso. Maria vuole sapere: come mi devo comportare, cosa si aspetta da me Dio, qual è la mia missione? E l'angelo le dirà: non è il prodotto della dinastia davidica, tuo figlio, nel mondo verrà introdotto un atto creativo di Dio per mostrare che è un dono totale del cielo, tuo figlio. Maria è proprio il modello dell'obbedienza a Dio, un'obbedienza realmente umana, non l'obbedienza cieca che risponde sì senza aver capito, no, vuole prima capire. Ricordiamo quei due figli, uno che dice subito sì perché non ha capito, l'altro invece dice no perché vuole prima capire. Maria non dice no, dice semplicemente: fammi capire come mi devo comportare. E l'angelo spiega: sarà opera di Spirito Santo. Quando diciamo di Spirito Santo significa la forza creatrice e vivificante di Dio, quella stessa forza creatrice che è comparsa all'inizio del mondo, lo Spirito che aleggiava sulle acque.
Colui che nascerà da te sarà chiamato santo e figlio di Dio. Poi ti richiamo Elisabetta, dà un segno l'angelo. Elisabetta, tua parente, che era sterile, ha concepito un figlio ed è il sesto mese per lei che era chiamata sterile, perché nulla sarà impossibile presso Dio. Presso Dio non sarà impossibile nessuna parola. Anche questo è un richiamo al libro della Genesi, quando Dio dice, gli angeli, tre angeli dicono a Sara e ad Abramo, nulla è impossibile a Dio. Vediamo quindi come questa pagina di Luca è stata composta con tutti questi richiami all'Antico Testamento, una pagina composta dopo la Pasqua, perché è dopo la Pasqua che la comunità cristiana ha colto l'identità del figlio di Maria. La risposta di Maria, eccomi. Questa espressione, eccomi, inneni in ebraico, ricorre nella Bibbia 178 volte. La troviamo sulla bocca di tutti i servi di Dio, coloro che alla chiamata di Dio rispondono, io sono pronto, eccomi. Abramo, quando Dio lo chiama, Abramo, Abramo, risponde, inneni, eccomi. Quello che desideri da me, sono disposto e pronto a farlo. Ma voglio concludere dicendo che questo inneni, questo eccomi, lo troviamo niente meno che sulla bocca di Dio. Il profeta Isaia dice, quando tu invochi il Signore ti risponde, eccomi, perché Lui è colui che dice, inneni, sono qui per servirti. Il Figlio di Dio è venuto dal mondo per dirci chi è realmente Dio, è colui che non si fa servire dall'uomo, è che lui, colui che è venuto a mostrare che è il servo dell'uomo, lo ama tanto che è disposto a tutto per renderlo felice. Auguro a tutti una buona domenica e una buona preparazione ad accogliere la luce che viene dal cielo nel Natale.